Ciao a tutti, oggi nuovo video non tanto di consigli letterari quanto parliamo di un libro che ho letto. Non dico che è un consiglio letterario perché in realtà a me questo libro non è piaciuto, anzi devo dire che ha deluso abbastanza, nonostante online abbia trovato solo recensioni colme di entusiasmo. E forse è un problema mio, fatto sta che in realtà trovo molto interessante quando leggo un libro e la maggior parte delle persone non è d'accordo con me. Mi viene quasi più voglia di parlarne perché così si crea anche un dibattito, si crea anche un certo scambio di riflessioni che nella maggior parte dei casi può essere estremamente stimolante. Il libro in questione rientra quindi in due categorie, sia i libri no, ovvero i libri non trash, perché il libro di oggi comunque non è trash, è un libro scritto bene, è un libro con una sua dignità letteraria. Tuttavia, a che a me non sia piaciuto è relativo, nel senso a livello oggettivo è un libro che ha senso di esistere, ecco, quindi non è trash, e dall'altro lato rientra anche nei libri trasgri, ovvero quei libri che trattano di argomenti tabù, controversi, sex, drugs, rock and roll, evviva. Il libro in questione è chiacchieratissimo, tra l'altro. Uscito anche relativamente da poco, è in libreria da pochissimi mesi, è infatti Noi felici pochi di Patrizio Bati, edito Mondadori. Allora, c'è anche da dire che in realtà Patrizio Bati non è una persona reale, o meglio, è uno pseudonimo. È uno pseudonimo con tanto di finta biografia. Ad esempio, noi sappiamo tramite la biografia di Mondadori che è laureato in legge, ha una moglie, una figlia, una bambina di 8 anni e che ha uno studio dove colleziona foto di detenuti americani degli anni 50. Tutto molto bello, ma la cosa più interessante che in realtà, secondo me, che ha spinto anche me alla lettura è come è riuscito a creare hype per quanto riguarda il libro, perché pur non manifestandosi fisicamente, ha ad esempio raccontato una storia che pare basata su fatti autobiografici, quindi un'autofiction a livelli estremi, anche amplificata da un profilo Instagram e Facebook realmente inquietante riguardo alla promozione del libro, dove in sostanza lui ritrae sconosciuti in ascensore. Diciamo che è più interessante quello che c'è attorno del libro stesso. Patrizio Bati è appunto, come vi dicevo, uno pseudonimo. È uno pseudonimo che tra l'altro non è neanche così ostico perché rimanda immediatamente a Patrick Bateman. È una italianizzazione di Patrick Bateman, ovvero il personaggio iconico di American Psycho di Pretty Stone Ellis. E a mio parere non è così. È proprio scontato perché in realtà quello che un po' mi ha intesito riguardo a questo libro, che per quanto possa anche trattare di fatti realmente accaduti, per quanto le persone che subiscono determinate violenze all'interno del libro le abbiano subite davvero, quindi c'è una certa un certo senso di malsano e truculento alla base, in realtà a livello di lettore la mia esperienza si traduce in lettura di una versione coatta e molto semplicistica di un romanzo di Pretty Stone Ellis, cioè sembrava meno di zero nella Roma dei Parioli, cioè uguale, identico praticamente, però molto più semplicistico, perché alla fine si risolve in tutto in un tutto ciò che ho fatto di cattivo e brutto, l'ho fatto perché mia madre non mi dava abbastanza attenzioni e quello che stavo facendo era per ottenere il suo amore, cioè può anche essere vero, però vi giuro che letto in questo modo rende tutto ancora più semplicistico a mio parere. Allora, diciamo che a livello di scrittura invece mi è piaciuto, nel senso che Patrizio Bati sa scrivere, scrive in modo pungente, molto diretto, molto secco. Lui proprio ha il talento di evocare immagini con pochissime parole, per quanto non abbia apprezzato fino in fondo certi Britistonellismi all'interno della prosa, ad esempio un tentativo vano di creare quella stessa ossessione per il materiale, per il lusso, che era stato affrontato ad esempio in American Psycho, effettivamente citando nomi di marche di vestiti, i vestiti di lusso visti come uniformi, come armature da guerra, tutto reso però in modo un po' più semplice, in modo più meno evocativo effettivamente. Cioè la cosa che è bella di Pretty Stone Ellis è che lui scrive comunque, o scriveva almeno agli esordi, scriveva delle storie truculente sicuramente, che per molti possono sembrare gratuite, che però in realtà hanno
hanno una forza evocativa e molti piani di lettura. Qui invece abbiamo una storia sì provocatoria, ma non scioccante a mio parere, ma più che altro perché disgraziatamente di libri del genere ne esistono già tanti. Cioè, banalmente, la criticatissima Isabella Santa Croce ha già affrontato il tema sotto aspetti molto più complessi e nonostante tutto lei viene costantemente criticata da ogni sua uscita, mentre di questo libro ho sentito solo elogi. Questa cosa mi ha un po' spiazzato. Certo, la trovata è intrigante, nel senso che i ragazzi della Roma bene, Parioli, Rampolli, ricchissimi, annoiati, odiosi ovviamente, pensano che il mondo sia tutto ai loro piedi e quindi tutte le persone che hanno attorno, con fare psicopatico e psicotico, sono semplicemente delle marionette ai loro servigi. Quindi organizzano per noia, perché non hanno meglio da fare, dei pestaggi su sconosciuti che loro scelgono proprio casualmente, proprio per divertimento personale. E tutto questo è raccontato in realtà in un piano narrativo non lineare. Infatti noi incontriamo i protagonisti in un dirupo, effettivamente c'è questa macchina che viene guidata sotto effetto di stupefacenti, loro sono bloccati in macchina, una di loro sta per morire probabilmente, quindi tutta la loro esistenza vana, dedita al lusso sfrenato, alla violenza cieca, stile Arancia Meccanica, ma in modo più semplicistico, viene evocata attraverso dei flashback che si intersecano bene in realtà con il presente, ovvero l'incidente in macchina. Quindi a livello strutturale il romanzo è anche interessante. A livello narrativo, per quanto possa essere vagamente, io dico vagamente perché l'autore si firma sotto pseudonimo, quindi cioè, non è un'autofiction dichiarata, è un'autofiction presunta. Per quanto sia autofiction, a livello di, come dicevo, di lettura, in realtà è un libro che non dice nulla di nuovo. Nulla di nuovo, è veramente come leggere la copia della copia della copia di migliaia di romanzi finto trasgressivi usciti negli anni 90. Sicuramente da premiare il coraggio, è sempre bello quando ci sono anche autori nostrani disposti a essere provocatori, a trattare anche determinate tematiche all'interno dei propri romanzi, soprattutto in un'epoca in cui la letteratura italiana viene percepita un po' come molto politically correct, molto come dire, generalista, quando in realtà di autori veramente potenti ce ne sono e come, basta saper cercare. Io apprezzo sicuramente il coraggio alla base, ma a mio parere, per la mia esperienza di lettore, non ho percepito nulla, se non il fatto che ormai prossimo ai 30 anni, cioè mi sono un po' stufato delle storie degli adolescenti ricchi, annoiati e parecchio ignoranti per quanto presuntuosi, non sanno che fare della loro vita, hanno già il futuro scritto e quindi giustamente si dedicano a estremismi vari. Insomma, io sono stufo di leggere questo tipo di storie se non aggiungono nulla di nuovo. Quindi, per quanto mi riguarda, delusione cocente. E penso di essere l'unico, perché io vi giuro non ho letto recensioni negative di questo libro, ne parlano tutti in modo entusiasta, ma quello che mi ha spinto a fare questo video è proprio il fattore che tutte concordano sul lato novità. Cioè, lato novità è proprio l'ultima cosa che a mio parere c'è in questo libro. Però è magari la mia esperienza di lettore, magari non ho colto qualcosa, quindi essendo comunque un libro discusso mi faceva piacere parlarvene per poter avere anche da voi qualche riflessione in merito. E quindi niente, questa era la mia opinione su Noi Felici Pochi. Non essendo un libro trash, comunque vi invito alla lettura in modo che anche voi possiate farvi una vostra opinione. Io intanto fatemi sapere appunto se l'avete letto, non l'avete letto, se vi interessa, non vi interessa, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao.